lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le reti. Pierluigi Bersani è sceso a Palermo, fa atto di presenza nell'ultima settimana di campagna elettorale per le primarie del 4 marzo. Dovrebbe incontrare tutti e quattro i candidati e fare il suo lavoro in un'assemblea che rischia di diventare un dramma da camera. Ma la vera notizia politica non è tanto la presenza di Bersani, quanto quella speculare dell'assenza a destra di Silvio Berlusconi. Elezioni amministrative a parte, quella della vicenda siciliana in questa campagna elettorale è la questione delle questioni per il berlusconismo. La Sicilia, così gravida di voti, è pur sempre la terra del 61-0, il risultato che Gianfranco Miccichè a suo tempo seppe costruire nel nome di Berlusconi. E fu così berlusconiana la Sicilia ad aver coltivato tra Scilla e Cariddi il sogno matematico, certo, sicuro e sicurissimo di farlo il ponte a Messina. Sarebbe stato come per Tutankhamon la piramide, sarebbe stato come per il cosmopolitismo finanziario la Torre di Babele, il Big Ben per ogni londinese, come il Monte dei Paschi di Siena per il potere rosso, perché insomma il berlusconismo in Sicilia era una cosa solida e perfino millenaria. Per questo vedere sparire Berlusconi dalla Sicilia è un fatto importante. Rivela il tradimento dei tradimenti, il non avere fatto nulla di quel 61-0, anzi aver fatto finire tutta mala figura, se poi anche nel governo regionale il berlusconismo è dovuto andare all'opposizione. E certo che poi Berlusconi non si fa vedere in Sicilia, non potrebbe fare manco un passo con tutta la gente che gli si stringerebbe incontro per congratularsi. Congratularsi, quantomeno per averci risparmiato il ponte a Messina. Era tutto lì, la guerra ha dissolto ogni cosa. Della Sicilia ne hanno fatto carne di porco e anche del mio paciolone. L'unica cosa che mi rimane è lei, la mia sola unica gioia e la mia illusione. Ecco dove sono andati a finire i miei ultimi soldi, ecco. Lei non lo crederà, e d'altra parte non ci ha mai creduto nessuno. Questo l'ho comprato da un architetto finlandese. Un genio. Volevo fare il ponte di Messina sullo Stretto, che unisce la Sicilia con l'Italia. Ma ho trovato solo porte chiuse, ignoranza e sfiducia. Un sogno secolare, ma nessuno vorrà mai realizzarlo. Solo una cosa si può realizzare, questa. Oh! Ma che stava scherzando? Niente, non me ne esce mai. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Mica un bastone e tira fuori le reti.